Ci troviamo al Teatro Libero in compagnia, aiutami, Claudia Gusmano. Perfetto. E, mi ha incuriosito il tuo spettacolo partendo dal titolo. Perché quando Ippolita me ne ha parlato, mozza, mi è subito venuto in mente un qualcosa di mozzato, però contemporaneamente qualcosa che era riferito al mozzo, quindi qualcosa inerente al mare. Poi, quando ho ricevuto la documentazione, ho detto ci ho preso, c'è questa bivalenza. Allora, ci racconti, Mozza, che cos'è? Mozza è una ragazza che io amo definire, immaginare come un diamante grezzo, pulito, innocente. È stato uno spettacolo, una scrittura che è nata per esigenza forte, perché ho sempre sognato di scrivere delle cose, ma non sono un'autrice e soprattutto non sono una regista, io faccio solo ed esclusivamente l'attrice, quindi sono In questo lavoro. sei anche drammaturga, Esatto. ok. Invece io vengo da una famiglia di marinai, mio padre è marinaio, E mio nonno era infatti, marinaio, te lo mio zio volevo è dire, marinaio. c'è qualcosa di autobiografico, Beh sì, molto. perché ti vedevo lì armeggiare, ho detto vabbè, allora ne sa No, qualcosa. eppure l'ho fatto poche volte, perché mio padre non me lo fa mai fare perché sono femmina, capito? Ahimè. Però finalmente, dopo tanti anni, si è convinto a portarmi a mare con lui. Io ho fatto questa giornata di pesca e mi si è aperto un mondo. E ho scoperto l'infinità del mare, che una volta sulla barca mi sono resa conto che era finito, nel senso, il mare finiva esattamente dove iniziava la terra. Quindi tutte le volte che io da piccola guardavo il mare e avevo questo senso forte di evasione, mi sono resa conto che per un secondo, mentre ero in barca, volevo evadere sulla terra. E quindi ho detto che grande cosa ambivalente, che cosa strana mi sta accadendo. E quindi diciamo che questo spettacolo è un regalo dei miei 30 anni, perché allora avevo 30 anni quando è nato 2 anni fa. Vabbè, non Se siamo ti dice, vecchi, se ti insomma, no, dicessi la mia, no, no. Ognuno sa le c'ha le cose sue. sue. E ho scritto questo testo. È nato di getto, è nato in pochissimi giorni ed è andato in scena esattamente dopo 15 giorni alla fine della scrittura, quindi un colpo di testa, ma è anche rispecchia il mio carattere questo, perché sono. E Mozza è una ragazza che vive in mare, perché sulla terraferma soffre il mal di mare in terra. Dopo che muore il nonno, che era un marinaio famoso nella sua città, uno di quelli che aveva visto tutte le albe e tutti i tramonti del suo mondo, che diceva che l'acqua di mare andava bevuta tutta per farla diventare parte di sé. Quando il nonno va via, lei comincia ad avere dei sintomi forti di mal di testa, nausea, vomito. Si ricorda questa frase del nonno che le dice: vabbè, non la diciamo questa frase, chi vuole vedere lo spettacolo la vede. E, insomma, comincia a stare male, e fino a quando la madre la porta da un medico. Questo medico la sottopone a miliardi di analisi del sangue, ma le analisi non decretano nessuna malattia. Fino a quando lei impazzisce e comincia a urlare. E una volta che comincia a parlare la portano dallo psicologo. Lo psicologo trova la cura, le diagnostica un semplice mal di mare in terra. Quindi la soluzione per stare bene è che a Mozza a mare deve stare. Allora le costruiscono questo peschereccio, le dicono: guarda, la madre dice ti lascia il libero arbitrio Dio, vuoi che non te lo lasci io? Vai. E così mentre va via con la sua barca, a un certo punto cerca il timone e si rende conto che il timone non c'è. Le hanno messo soltanto quel campanaccio che vedi lì, che questo è il campanaccio dell'altro mio nonno della campagna, perché tutto ha una simbologia per me ovviamente. Chiaro, Cioè, mio nonno, non il marinaio, l'altro nonno, suonava, suona ancora, adesso non più perché gliel'ho fregata, questa campana quando ci chiamava, quando chiamavano i ragazzini per andare a mangiare all'ora di pranzo. E lei dice: io questa campana non la suonerò mai perché non voglio tornare a casa, perché le dicono: se tu vuoi che noi ti veniamo a prendere, suona e noi arriviamo subito. E lei quindi si deve arrangiare e capire come fare per andare nella direzione che desidera. Ma il problema è cosa desidera? ok. E lei. E non lo sappiamo cosa desidera. Dobbiamo, Devi vedere lo ma io tanto lo spettacolo. vedo fra Allora lo un'oretta, scoprirei fra. tanto cerco di capire, lei vuole la libertà. Ok, la ottiene. Allora, Mozza sale sulla barca convinta di essere libera, ma c'è un problema nella libertà che diventa un'arma a doppio taglio, quando le persone diventano schiave della propria libertà, cioè, diventa veramente una catena.
perché qualsiasi cosa che tu vuoi fare ti devi sentire libero. E in realtà sei schiavo di tutto questo. Quindi lei sale su questa barca esattamente come io a 18 anni, come tu probabilmente, come tanti altri, partono, vanno via da casa, convinti che conquisteranno il mondo e poi si rendono conto che non hanno i mezzi per capire cosa vogliono veramente. Cioè, quante scelte davvero di cuore e che ti segnano per tutta la vita tu fai a 18 anni? Veramente poche, forse sono cambiata 50 volte dai 18 ai 32. E quindi ho praticamente creato su carta quello che avevo dentro, nella mia testa. A chi consiglieresti Mozart? Io lo consiglierei alle persone semplici, cioè, poi non so se le persone si considerano semplici o meno. E invece cosa vorresti che si portassero a casa dopo aver visto Mozart? Oddio, io tutte le volte che vado a teatro mi dispiace sempre molto quando non mi ricordo esattamente di cosa parlava lo spettacolo. Fantastico. E in questo caso ce lo dobbiamo ricordare? Sto lavorando tanto per questo, mi auguro che questo accada. Quindi questo è l'obiettivo, che la gente si ricordi quello che ha Beh, ovviamente visto. io sono una teatrante, a prescindere dalla tematica che affronto, nel mio lavoro vorrei che lasciare qualcosa alle persone, vorrei che andassero a casa ricordandosi che cosa hanno visto, riflettendo con me e anche per me, no? Il fatto di vedere una donna, marinaio, chiamiamola così, mozza, rompe un po' gli schemi. Beh, certo. Ok. Tu credi che oggi, oddio, adesso entriamo in un loop, Entriamo in un trip. questo delle donne, cioè è anche questo il messaggio, No, secondo te? No, in io questo. non ho mandato questo messaggio, nel senso non ho pensato a questo mentre ho scritto, ma l'ho vissuto, nel senso che per molti anni ho chiesto a mio padre di andare a mare con lui. Se io non avessi fatto l'attrice, avrei voluto fortemente fare il lavoro di mio padre. Sicuramente ci sarei riuscita perché sono molto testarda, mi rendo conto che mi sarei trovata ad affrontare moltissime difficoltà, che ho trovato comunque anche scegliendo di fare l'attrice, ovviamente. Noi donne abbiamo sempre questo piccolo tallone d'Achille che sono gli uomini. Però siamo anche complementari, no? Come esseri umani, a prescindere dal genere. Senti una cosa, ho intravisto che c'è un altro personaggio all'interno, oltre il nonno, c'è un altro personaggio in questo spettacolo che è carinissimo. Lo dici tu o lo svelo io? O non l'ho mai svelato? Sebastian. No, non so come si chiami, No, io non ha un so, non nome. ha un nome. È questa luce che lei chiama Gabbiano, ma in realtà Ha chi una se ne sta. luce? Certo, mica faceva il Gabbiano. Che ne so, io leggo Tu immaginavi Gabbiano. Il Gabbiano, l'uccellino. leggo Gabbiano. No, è una luce con cui lei parla per tutto lo spettacolo. Ovviamente, drammaturgicamente era quello che mi serviva per poter sviluppare un monologo, altrimenti diventava una cosa fine a se stessa. Questa luce mi sono resa conto che rappresenta il sì e il no, è tutto quello che noi ci vogliamo sentir dire. Lei fa rispondere al gabbiano quello che forse neanche lei sa di sapere. Allora, prima di fare televisione e cinema, che poi di cinema ho fatto un cortometraggio che è andato Ah, strabene, ok, anche quello me l'hanno è detto. andato benissimo. Io per anni facevo un po' la teatrante standard, no, io voglio fare solo teatro, per me quella è Teatro. l'unica cosa, meglio del teatro non esiste niente. Poi in un momento diciamo di crisi ho lasciato tutte le mie certezze e sono stata un anno ferma senza lavorare. Lì in quell'anno è nato Mozza e poi lì per caso, tornando da New York, mi capitò di fare questo, venni convocata per fare questo provino per questo cortometraggio per la regia di Marta Savina su Franca Viola. Sono stata presa e ho scoperto un mondo meraviglioso. Mi sono resa conto che ero pronta come Mozza a varcare un mare che non conoscevo. Poi è nata la televisione. Dopo, io avevo fatto delle piccole cose in TV, adesso inizio a lavorare per delle produzioni lunghe in televisione. Ho appena finito di girare una cosa, ne sto girando un'altra fino ad aprile. E mi sono resa conto che la qualità delle cose non dipende dal contesto in cui si fanno, ma da chi guida la barca.
tornando sempre al discorso, no, io, cioè, anche se prendiamo un caffè tra 3 anni, io parlerò Parlo un po' così così, perché è la mia vita, va no? benissimo, va benissimo. Quindi io non è che mi trovo bene in un contesto o in un altro, io amo il mio lavoro a 360 gradi, io voglio raccontare delle storie e voglio fare questo lavoro non per un po', ma fino a quando sono vecchia. Quindi qualsiasi contesto mi capiterà nella mia vita, cercherò di dare il meglio e spero di essere guidata da persone che mi permetteranno di fare benissimo questo lavoro insieme a loro. Va bene, c'è qualcos'altro che vorresti aggiungere su Mozza? Beh, Mozza è la mia scommessa, è la mia certezza, è la mia cura dallo psicologo per 4 anni. È uno spettacolo che mi fa gioire, mi fa molta paura perché essendo uno spettacolo autoprodotto mi trovo ad affrontare delle spese che, ahimè, voglio dire, è anche come giusto che sia, è come comune alla nostra età e non dovrebbe essere così. Mi trovo ad affrontare avere addosso tutta la parte burocratica, ecco, quello che mi piacerebbe è trovare una produzione che si occupi di distribuire questo spettacolo. E non voglio arrivare poi nel momento in cui magari un giorno le cose per me, Claudia, attrice, andranno meglio, allora qualcuno si interesserà del mio spettacolo, perché a quel punto potrò produrlo da sola. Fico Eh? questo. Brava, brava, hai ragione. Cioè, va bene il teatro off, però non per menti off. Brava. Ma io ti auguro tanta fortuna, tanta Grazie, merda, bella anzi, merda. merda, merda. Allora, salutiamo tutti, questo lo monto dopo, saluto, perché poi taglio tutte le Salutiamo cagate che tutte abbiamo le cacate che abbiamo detto. detto. Io ti ringrazio veramente di cuore, Claudia. Grazie a tutti. Viva Milano, vi aspetto in Sicilia, che fa un po' più di caldo. Le mani spaccate sono sicuro. Grazie a te. A presto, in bocca al lupo per tutti.